è la numero 2785 dei deputati Zanettin e Gelmini, concernente intendimenti in ordine ai crediti vantati nei confronti del Ministero della Giustizia dalla Berica Impianti SPA di Arsignano, in provincia di Vicenza, alla luce delle relative pronunce giurisdizionali. L'onorevole Zanettin ha facoltà di illustrare la sua interpellanza. Prego. Grazie Presidente. Questo è il terzo atto di sindacato ispettivo che presento in ordine alle vicende della Berica Impianti. E nel corso della discussione del primo di questi di atti di sindacato ispettivo, il 22 gennaio 2019, il governo era venuto qui ed aveva detto attraverso il sottosegretario che all'epoca era Morrone che questi eh, contenziosi sarebbero stati definiti a breve. Io, in quell'occasione, avevo invitato il governo a leggere un po' le carte e ipotizzavo già ehm, delle eh, pronunce rovinose ai danni dello Stato. Perché eh, le carte parlavano chiaro, sono un avvocato un minimo esperto eh, della materia e quindi sono stato facile profeta. Immediatamente dopo, <coughs> nel gennaio del 2019, sono arrivate eh, in particolare una sentenza del Tribunale di Torino e un'altra sentenza in cui lo Stato è stato condannato. Oggi eh, la Berica Impianti vanta nei confronti dello Stato oh, circa 6 milioni di euro di crediti, crediti esecutivi. Addirittura, per quanto riguarda la sentenza di Torino, questa è passata in giudicato, quindi non è più discutibile, lo Stato non ha fatto appello. Quelle somme sono assolutamente necessarie alla Berica eh, Impianti, perché l'azienda, che è un'azienda sana, è stata costretta al concordato preventivo e quelle somme sono proprio necessarie per adempiere agli obblighi che il concordato preventivo impone. E io mi aspetto che oggi il governo ci venga a dire quando intende pagare quanto dovuto, quanto sancito da una sentenza, quanto oggi indiscutibile, al legittimo creditore che è appunto eh, la Berica Impianti. Grazie Presidente. Grazie a lei. Il Sottosegretario per la Giustizia Vittorio Ferraresi ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si rappresenta Segue. Il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana non ha ritenuto di aderire alla proposta conciliativa formulata dal tribunale di Firenze in data 17 gennaio 2019, in quanto il servizio legale regionale, su espressa indicazione degli uffici tecnici locali e centrali, ha rappresentato al patrocinio erariale l'impossibilità di procedere a una quantificazione di una proposta transattiva che prevedeva che prevede un'ulteriore spesa a carico del Ministero, avendo parte convenuta già corrisposta a parte ricorrente sulla base di conteggi effettuati, un importo superiore a quanto realmente spettante si è riservata di valutare un'eventuale azione tesa al recupero del credito. La causa si trova attualmente in fase istruttoria, sono in corso di svolgimento le operazioni peritali e la prossima udienza è fissata per il prossimo 14 luglio. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice ha comunque rappresentato alle parti la possibilità di ritentare la transazione della controversia, alla luce delle risultanze del suo incarico e prima dell'invio della bozza della relazione. Con sentenza numero 545 del 2019, il Tribunale di Torino ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di Beric Impianti S.P.A., della somma di 4.677.825,70, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite. Con provvedimento del Direttore Generale, del Personale delle Risorse, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 26 marzo 2020, è stata richiesta la conservazione fondi sul capitolo 1762 PG 1, per un importo complessivo pari a euro 5 milioni, ai fini del pagamento in favore di beriche e impianti S.P.A., Mentre in data 7 maggio 2020, con nota 151351, è stata trasmessa al gabinetto di questo Ministero la richiesta di variazione compensativa di bilancio per il successivo inoltre al competente Ministro dell'Economia e delle Finanze. I suddetti fondi saranno dunque disponibili nell'arco di 20-30 giorni circa. Con sentenza numero 2469-2019, il Tribunale di Bologna ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare a Berica impianti SPA la somma di 86.864,99, oltre IVA se dovuta, eh, interessi della pronuncia, dalla pronuncia al saldo e la metà delle spese di lite. Il provveditorato regionale di Bologna ha ordinato il pagamento di quanto disposto nella suddetta sentenza. Sono attualmente in corso contatti con il commissario giudiziario della società per ottenere specifiche indicazioni sulle modalità di pagamento. Il competente ufficio del Ministero della Giustizia provvederà comunque ad assegnare i fondi necessari al suddetto provveditorato per il pagamento delle spese legali e della quota parte del compenso del CTU. Infine, la causa civile 19.877 del 2016 RG è stata promossa innanzi al Tribunale di Bologna da Berica Impianti SPA con atto di citazione notificato nel dicembre 2016 nei confronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Ministero della Giustizia e Dipartimento dell'Amministrazione per quanto riguarda il provveditorato regionale dell'Emilia-Romagna, per ottenere la condanna in via principale al pagamento di un importo di 3.362.182 a titolo di costi addizionali nell'ambito di contratto di appalto, di fornitura, di servizio, di energia dal primo al settimo anno contrattuale, avuto riguardo alle variazioni dei prezzi intervenute dal 2004, previo scomputo degli acconti già versati di 418.000, IVA inclusa oltre agli interessi moratori del dovuto assaldo, o per il periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione, agli interessi ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile, dalla domanda, di saldo, dalla domanda al saldo. Il Ministero della Giustizia si è costituito con l'Avvocatura dello Stato resistendo alle domande. La causa è stata iscritta al ruolo del dicembre 2016, con prima udienza fissata dall'attrice ad aprile 2 del 2017. I successivi tre mesi di causa sono stati impegnati in un tentativo di conciliazione, Concordemente richiesto dalle parti e auspicato dal giudice, successivamente è stato conferito in carico al consulente tecnico d'ufficio al fine di calcolare i costi addizionali. Il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la sua relazione ed è stato successivamente disposto a un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio è stato assegnato termine fino al 30 maggio 2020 per il deposito del supplemento di relazione. La trattazione della causa è stata rinviata al 25 giugno del 2020. L'onorevole Zanettin ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Eh, no, eh, Presidente, io non sono soddisfatto per la risposta che ci ha dato oggi il Sottosegretario. Perché trovo eh, svariate lacune nella sua risposta e cercherò di argomentarle. La prima, eh, lei mi ha dato dei numeri, io li ho elaborati così molto in fretta, in modo spannometrico, però da quello che ho capito, comunque rispetto a quanto è oggi sancito giudizialmente, gli importi che vengono messi a disposizione da parte dell'amministrazione sono di circa 2 milioni inferiori rispetto a quelli dovuti, perché gli interessi moratori e gli interessi ehm, eh, legali che sono applicati sulla sentenza del Tribunale eh, di e Torino in particolare sono molto elevati e maturano di giorno in giorno e quindi quei 5 milioni che mettete a disposizione, che intendete a mettere a non, sono, non coprono eh, quanto già dovuto. Per quanto riguarda le, eh, anche l'ipotesi di transazione pendente avanti il Tribunale di Firenze e io ricordo, ma l'avevo già detto nella scorsa seduta del 22 gennaio, che quella ipotesi di transazione non l'ha formulata la berica ampianti, ma l'ha formulata addirittura. Il giudice della causa. Quindi, eh, alla luce anche di quello che tecnicamente si chiama il giudicato esterno, cioè il fatto che sono passate in, in giudicato sentenze che dirimono questioni esattamente identiche con la stessa causa petendi, noi dobbiamo ipotizzare che altre rovinose condanne eh, arriveranno a carico dello Stato. E quindi io invito caldamente l'amministrazione a trovare delle soluzioni transattive, altrimenti. Eh, Sarò facile profeta oggi, come sono stato facile profeta il 22 gennaio 2019, lo Stato sarà chiamato a pagare ingenti somme, sempre maggiori, a carico del bilancio statale. Ricordo che fino a ogni giorno che passa, eh, da qui al pagamento effettivo delle somme, matura un interesse, a vantaggio della e a svantaggio dello Stato, di 1.000 euro al giorno. Ora, eh, questa è una vicenda che lascia la mano in bocca, perché questa era un'azienda assolutamente sana, sul mercato, vinceva appalti, poi a seguito di, di una serie di contenziosi che eh, stiamo vedendo, è stata costretta, è andata in crisi di liquidità, è stata costretta al concordato preventivo e rischia il fallimento se il governo non paga queste somme assolutamente dovute la vicenda, come dire, eh, ci eh, impone una riflessione anche su come eh, la burocrazia statale, forse non è neanche la politica qui, ma come la burocrazia statale eh, amministra eh, in modo assolutamente sciatto, superficiale eh, il denaro pubblico eh, in molti partiti, in questo, anche in questo momento eh, in particolare il Partito Democratico, sentito attraverso il suo capogruppo qui alla Camera, ipotizza ipotesi di tassazioni straordinarie piuttosto che di addizionali eh, per il periodo eh, relativo all'emergenza all sanitaria. E, vicende come queste, la sciatteria con cui lo Stato eh, amministra eh, il proprio danaro e anche i contratti che ha in essere con i suoi fornitori, che sono poi anche i suoi cittadini, ci inducono a ritenere che queste ipotesi non potranno mai essere formulate, fin tanto che c'è una così cattiva amministrazione dell'erario de, del, del, dell e dei contratti da parte della pubblica amministrazione. Ripeto, non possiamo essere soddisfatti? Qui avevamo un'azienda sana che era sul mercato e che a seguito di un comportamento assolutamente inadempiente da parte della pubblica amministrazione si è trovata in crisi di liquidità, in concordato preventivo e rischia il fallimento. Non è questo il modo di amministrare il Paese. Grazie, Presidente. Grazie a lei.